Siamo a Cala Fuili, stiamo per cominciare il trekking che ci porta a Cala Luna. Via! Dovrebbero essere 2 ore. Eccoli là, i 2 eroi che si incamminano. Dicono che sia un percorso semplice e all'ombra. Qui siamo già alla deviazione per la grotta del Bue Marino. Già cotti, ma da appena 10 minuti di cammino. Adesso guardiamo il papà Mattia che scala. Quale canzone cantiamo, Samuele? Onde. Come? Onde. Ma quella delle onde. Mare, mare, mare. Voglio arrivare. E anche tu? Ti sarebbe voglio negare, ma è meglio voglio arrivare. Eh no, perde tutto il significato. Però. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano. Stavamo giusto dicendo a Samuele, che è un po' stanco, che eravamo quasi arrivati, e invece abbiamo appena incontrato 2 signori che ci hanno detto che manca 1 ora, quindi siamo esattamente a metà strada. Non impossibile, ma difficile. Allora, che punto siamo? Siamo, ce l'abbiamo fatta. Quasi. Questa è Cala Luna, l'obiettivo del nostro trekking. Niente male, eh? Ci siamo! Finalmente! Durata della camminata. Questo rispondo io, che ho appena guardato. Le 5.02. Quindi esattamente quindi, 2 ore. 2 ore e un quarto, però diciamo che noi eravamo in compagnia. Vai no, contro! No, papà, tu dove vai che mi si scarica tutto? Che devo fare ancora calare? No, ho la possibilità di vivere la macchia mediterranea della Sardegna in modo completamente autentico e vicinissimamente. E contro? Altro pro, la possibilità di raggiungere una spiaggia bellissima. Senza pagare 120 euro di gomone, diciamo. Esatto. Di noleggio gomone. E di gustarsi l'attesa passo dopo passo. Ok. Contro? Contro. Allora, la passeggiata è un po' intensa, ci sono dei punti direi abbastanza difficili e complessi, soprattutto se si hanno dei bambini. Comunque bisogna attrezzarsi bene, portarsi parecchia acqua, le scarpe giuste, crema da sole, cappelli, e poi organizzarsi con gli orari in modo tale magari da tenersi aperta l'opportunità di ritornare indietro con un traghetto. Sì, tipo farla di mattina. Abbiamo appena scoperto che l'ultima barca per tornare indietro alle 6:30, perfetto. Quindi possiamo evitarci di fare il trekking a rientro. Eccoci arrivati. Che bagno ti fai adesso? Non lo so neanche io, forse il bagno più goduto della mia esistenza. E tu, povero piccolo, fai il bagno anche tu? Lo fai il bagno con i braccioli? Eccoli, pronti per il tuffo?